Ciao a tutte! Ciao, ciao a tutti. E ciao a tutti! Grazie di averci invitato a Evento Donna. Siamo molto felici di essere qui con voi. Noi ci chiamiamo Lorenzo Bouni, Maurizio Carlini. in arte diversi uguali perché trattiamo tutti e due versi, scriviamo entrambi i versi, siamo cantautori e ci occupiamo da parecchi anni di temi femminili. Abbiamo scritto uno spettacolo che si intitola Questo non è amore, che racchiude circa 20 brani che parlano di tutti, purtroppo, i numerosi aspetti della violenza contro le donne. Questa sera ne faremo un brevissimo sunto in tre canzoni e siamo particolarmente contenti di farlo perché crediamo che sia una battaglia comune da fare, non solo per i diritti. Non solo fatta dalle donne per i loro diritti, ma fatta da tutti per i diritti delle donne, perché conquistare e stabilizzare e rendere stabili i diritti Sì. delle donne è una cosa che, tra virgolette, conviene a tutti, perché ci fa crescere, come uomini, come maschi, ci fa crescere a livello sociale. Sì. Sì, Quindi è una cosa importante per tutti. ed è per questo che noi lavoriamo insieme, perché pensiamo che sia arrivato il tempo di collaborare e in questo sicuramente le donne hanno avuto un momento di rottura, che forse è stato necessario, uno strappo che è stato necessario fare rispetto a, insomma, alla condizione in cui versavano e che purtroppo, come diceva Maurizio prima, non è, i diritti acquisiti non sono stabili e quindi bisogna continuare a parlarne, noi ne Come parliamo. tutte le conquiste democratiche, bisogna Esatto. Non sono combatterle acquisite definitivamente, una volta ogni per tutte. giorno, vanno difese. E così noi abbiamo scritto queste canzoni Per e sensibilizzare con la musica, che è sempre più un modo più diretto, sì, anche più semplice, più no? semplice, più efficace. La prima di queste canzoni si intitola Questo non è amore, dà il titolo a tutto lo spettacolo e parla di un fenomeno tra quelli più diffusi, è lo stalking. Lo stalking. Io mi sento inseguita, braccata, ferita, violata. E com'era bello il suo viso, quello stesso viso da cui sto fuggendo e che mi trova sempre, anche se mi nascondo dentro la speranza che un giorno dimenticherò. E ho cambiato di nuovo numero e quartiere. C'è sempre quell'ombra che ogni volta appare. Che bella aveva le mani, quelle stesse mani, del giorno più bello, che in un brutto giorno hanno perso il controllo, diventando artigli sul viso, uccidendo il sorriso. E se un tempo provato anche a perdonare, che ora sono diventate pugnali che lui lancia nell'aria prendendo la mira su me. E com'era bello il suo cuore che un giorno mi ha trovato, a poco mi ha perso e poi si è trasformato in un cuore diverso, cuore padrone, cuore assassino. L'ha graffiato sui muri, me l'ha inciso nel
uccido e poi mi uccido anch'io, ma il mio destino ho deciso che è il mio e non lo lascio a nessuno. No. Come erano belli i suoi occhi, ma so che da quegli occhi io non devo tornare, perché nonostante grandi gesti e parole, questo non è amore. Prima canzone per voi. Una delle caratteristiche di questo spettacolo è che abbiamo cercato, vista la drammaticità degli argomenti, di alleggerirlo il più possibile con delle melodie dirette, con delle ritmiche incalzanti, in modo da trasmettere un messaggio importante ma anche di intrattenimento. E quindi abbiamo a questo... siamo ricorsi anche alla parodia. Sì, alla parodia di una canzone resa famosa dal Quartetto Cetra negli anni 60, sarà sì, 50-60, sì, sì. Che si intitolava Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Di un bacio a mezzanotte. Allora noi l'abbiamo trasformato un po' come testo, parlando di quei, dicevamo prima che bisogna lavorare insieme, eh sì, tra uomini e donne, però ogni tanto gli uomini lavorano insieme, fanno finta di lavorare insieme con lo scopo in sostanza di rimorchiare. Questo sì, di arrivare ad un vantaggio personale, sì, e infatti ce ne sono molti che si proclamano femministi, no? Che si proclamano a favore delle donne, si trovano a firmare anche loro per campagne. Specialmente negli anni 70 ce n'erano tantissime. Sì, ce n'erano tantissime, ma anche adesso ce ne sono su Facebook tantissimi che si proclamano femministi a favore di questo, di quell'altro, e poi ti trovi i messaggi privati, come sei bella, cose. Arrivate che, dunque. Sì, e quindi adesso noi con questa Non ti fidar di un uomo, sottotitolo di un uomo femminista, vogliamo prenderli un po' in giro. Non ti fidar di un uomo femminista, perché comunque non può capir dei furbacchion, è il primo della lista. Lui vuole farsi bello e stupir. Non ti fidar, è un esibizionista. A casa tua non lo invita. Femminista per colpir, femminista per tradir, non può capir. Non ti fidar di un uomo femminista, se si avvicina non ti fidar, perché comunque è un egoista. E stai sicura che ci vuol provare? Non ti fidar, è un gran protagonista. A casa tua non lo invita. Femminista per scioccare, non ti fare mai ingannare, non ti fidar. Dice che verrà a tutti i cortei, hey, e che cercherà il tuo punto G, oh. Non pretenderà rapporti completi, no, 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 no. Dice che farà introspezione, oh. Che si metterà in discussione, oh. E anche in piazza andrà a raccogliere le firme, ah. Lui condannerà burka e chador, oh. Non vedrà in TV neanche un rigor, no. Anzi leggerà con te francamente. Femminista per scioccare, non ti fare mai ingannare, non ti fida. Non ti fidar di un
che comunque non può capire dei furbacchioni, che farà è il primo della lista in discussione. Lui vuole farsi bello e stupire, non ti fidare, è un esibizionista, neanche un rigore, e di tuoi spazi vuol riempire. Leggerà con te Franca Rame, femminista per toccare. Non ti fare mai ingannare, non ti Smong. Era un avviso. Un avviso, sì. Come un numero verde utile. Sì. E concludiamo questo nostro intervento con una canzone che parla di un problema tra i più gravi, più tristi anche, di questo dramma che è ormai diventato la violenza contro le donne, ed è quello della prostituzione e soprattutto della prostituzione minorile, dello sfruttamento della prostituzione minorile. Parla della storia di una ragazza straniera che viene in Italia con la promessa di una vita migliore, di un bel lavoro, e poi spesso va a finire tutto in un altro modo. E abbiamo chiamato questa ragazza Greta e l'abbiamo realizzata in dialetto romano perché pensiamo che con il dialetto si arrivi al cuore prima. Greta sul marciapiede. Nessuno che si ferma, forse ormai non è più.
fiorario sta già spuntando al sole nell'erba cittadina, e l'angelo custode col Mercedes si avvicina. Grazie Vento Donna, grazie di averci ospitato. Grazie per averci ospitato, noi vi salutiamo e in tema di dialetto romano, visto ciò che è accaduto pochissimo tempo fa, vogliamo farvi conoscere anche un omaggio che abbiamo fatto a Gigi Proietti. Sì. Con un video. Un nostro saluto personale al grande Gigi. Con un video di una canzone scritta da noi appositamente per lui, cantato e interpretato dai suoi amici e colleghi, attori e allievi. E allievi della sua scuola. Attori e musicisti. Buon divertimento, buon. Sentito l'ultimo romano. L'ultimo romano. Buon grazie video e grazie ancora a tutti, grazie a Evento Donna. Arrivederci. Quali scene tutte scure, e aspetta solo l'attimo più giusto per sorti fora da quel baule. E il vecchio delle favole più belle s'addorme già in poltrona, buono buono. Mandraghi, c'è ritorno a Capannelli, i sette re di Roma, sopra il trono.